La lettura che abbiamo ascoltato mette insieme l'evento del peccato e l'evento dell'annunciazione, cioè le due Eve, la prima madre dei viventi e la nuova Eva madre poi della Chiesa dell'umanità nuova. Allora, infatti, quando l'uomo fu creato, quel poco che si riesce a capire dalle poche pagine prima dell'evento del peccato, ciò che si riesce a capire è che l'uomo, come dicevano alcuni padri antichi, ha ricevuto da Dio un comandamento come un aiuto, tanto che qualche padre persino dice come una specie di gesto di tenerezza da Dio, che dà all'uomo un aiuto affinché l'uomo potesse sempre vivere con primato della relazione con Dio, affinché nulla prevalga su questo punto. L'uomo vivrà veramente la propria vita se terrà al primo posto riferimento a Dio, cioè che lui impari a vivere sempre tutto in relazione a Dio. Perciò Dio gli ha detto: guarda, non mangiare da questo albero che si trova lì, cioè fin quando tu non mangerai, la mia voce è la prima, io sono il primo per te. Quando tu deciderai di mangiare, io non sono più il primo. Allora la relazione con Dio passa al secondo posto. E allora il peccato ha fatto proprio questo, tanto che la Genesi subito dice, per bocca di Eva: ero ingannata, mi sono ingannata con serpente e ho cancellato, dimenticato, trascurato il primo rapporto, quello da quale io vivo. E allora si capisce molto bene come poi Gesù spiega la patristica greca, che il peccato ha ridotto l'uomo a un individuo che non nasce più dalla relazione, ma è lui epicentro di tutto, di se stesso e degli altri. E anche la relazione si legge verso se stessi. Perciò poi nella Genesi Abramo, nell'Esodo Mosè, eccetera, saranno tutte le figure che fanno vedere come Dio cerca di rieducare l'uomo a vivere di nuovo in relazione con Dio. No? Tu vivrai bene, tu arriverai nella terra che ti prometto se terrai conto di me. Cioè, come sarà faticosa la riconquista di una ontologia relazionale, cioè che l'esistenza dell'uomo è fondata sulla relazione. Sarà una fatica enorme fino alla fine del mondo a riconquistare questa certezza che l'uomo è fondato in una relazione e non su un'esistenza in sé. Questa è la prima cosa che per questa festa è importante. E su questo punto qua è interessante vedere la questione della volontà, perché la volontà dell'uomo che posa nella nostra natura umana, se l'io viene vissuto verso Dio, verso la relazione a Dio, in questa relazione con Dio anche la volontà viene vissuta in modo relazionale. Una volta avvenuto il peccato, l'uomo non può più vivere la propria volontà come amore, ma come strumento di affermare se stessi, autoaffermazione, come amore per se stesso, come se la volontà fosse l'unica voce che convince l'io cosa deve fare per realizzarsi e per sentirsi amato. È proprio la perversione. L'io non può più vivere la volontà come amore, ma solo come affermazione di sé, cioè come la morte.
E guarda che Abramo, che viene messo come esempio della fede, non è sufficiente. Mosè, come immagine dell'obbedienza a Dio, non è sufficiente. I profeti che dicevano non possiamo più profetizzare, non possiamo, facci stare zitto, no? Basta pensare a Geremia. No, non è sufficiente. Non può più avvenire che l'uomo possa dire un sì d'amore a un altro, a Dio. Non lo può dire più. Allora deve Dio intervenire sull'uomo affinché l'uomo possa dire un sì d'amore a Dio. E questo, come dice Cabasilas nella sua omelia, questo è l'opera di Dio nella Vergine di Nazareth, che ha fatto sì che in visione della vocazione di Maria, affinché una persona liberamente accogliesse la volontà di Dio, Dio ha dovuto colmarla della sua azione di amore, di grazia, piena di grazia. Cioè doveva essere un intervento di Dio a preparare in una persona una specie di diga del male affinché la volontà che giace nella natura non possa contaminare la persona di Maria con il peccato, ma che Maria avesse possibilità di dire liberamente si faccia di me, e questo è importante, questo di me, si faccia di me secondo la tua parola, ciò che vuoi tu. E pensate com'è interessante, no? Quando padri dicono che Dio creando l'uomo ha vissuto una kenosis. Bulgakov anche sintetizza questo insegnamento, no? Che la creazione dell'uomo per Dio è una kenosi, cioè un abbassamento. Perché? Perché sta creando una creatura relazionale e si porrà davanti a questa creatura alla libertà da quella creatura. E quella creatura può dire no. E così è accaduto con la prima Eva. Può dire no. Dio, siccome è amore, si pone davanti alla creatura che è la sua immagine come amore, che è l'esperienza più difficile attraverso tutto l'Antico Testamento. Dio continuamente si metterà davanti a qualcuno in piena disposizione di quel qualcuno, e non c'è nessuno che subito comprenda che la risposta che è adesione gratuita e totale. E questo è il destino del nostro Dio, che si mette davanti all'uomo e si affida a quest'uomo che può usare la sua volontà non con amore. E quando Maria comincia a dire sì, ed è la prima risposta libera da parte dell'uomo che dice guarda fai di me, della mia umanità, quello che vuoi tu, e lui che cosa vuole? Che dall'umanità di Maria figlio possa prendere l'umanità. Cioè Dio chiede di vivere l'umanità secondo la sua vita. E quando Maria dice sì, ha cominciato per lei un dramma. E la scena che abbiamo fatto qui a Panama adesso conferma questo dramma di Maria e di Giuseppe. Perché? Perché il figlio vivrà la sua vita, la sua missione del padre, e loro due dovranno passo per passo comprendere la libertà dell'amore del padre e del figlio, di quale loro due sono partecipi e testimoni, e devono capire piano piano. È stato duro. Non sapete che devo occuparmi delle cose del padre mio? Ma come? E noi due chi siamo? E come Abramo ha dovuto vivere una lunghissima vita per imparare la paternità secondo Dio,
così anche Maria e Giuseppe passeranno il Vangelo, fino alla fine del Vangelo, a comprendere in luce di quell'annuncio di Gabriele tutti i successivi passi. Perciò Luca dice che Maria ha portato questo ponderando, discernendo, valutando, confrontando nel cuore. Cioè, le cose che sono successe si sono lette in luce del primo sì. E questo penso che è anche una lettura spirituale per noi, che ognuno di noi ha avuto nella vita un momento di luce, e poi la vita che viviamo si capisce in ottica di questa luce, altrimenti si riesce anche facilmente a sbagliare, molto facilmente, perché cominci a cambiare la chiave di lettura di ciò che succede. Invece la chiave di lettura è quella luce che abbiamo avuto quando noi stessi abbiamo aderito a Dio. E dobbiamo sapere che l'unica vera fonte di sofferenza di ogni cristiano sono le relazioni. Perché più che sono vissute secondo Dio, più sono esposte al gioco della volontà autoaffermativa. Ma questo è il cammino del cristiano. Noi con il battesimo praticamente veniamo messi a fianco a Maria sin dall'inizio. Per Maria Dio ha dovuto fare un intervento affinché lei potesse liberamente, personalmente, con amore, usare la volontà. Noi ha dovuto compiere la Pasqua del suo figlio, alla quale noi partecipiamo nel battesimo, per essere in grado anche noi di vivere liberamente con amore la nostra volontà. Solo da battezzati, solo come partecipi del Figlio di Dio. E lì, ecco, vedi, il cristiano comincia la strada dopo il battesimo come l'ha vissuto Maria. È proprio così. Perché solo adesso noi abbiamo la possibilità. E come Maria doveva leggere i passi, così noi dobbiamo leggere i passi che succedono nella nostra vita in ottica del modulo battesimale, perché così capiamo quello che ci succede. Soprattutto, ripeto, quello che ci succede nei rapporti, nelle relazioni, perché lì noi ci esponiamo. Più che li viviamo secondo Dio, più ci esponiamo con fiducia all'altro, ma l'altro può fare no, così come abbiamo sentito nella prima lettura.